Affezionate dal settore a collegato con la regione Lombardia. You waiting to be connected to Regione Lombardia. Affezionate dal settore a collegato con la regione Lombardia. Pronto, ufficio di presidenza regione Lombardia. No, basta, Mimmo Balducci, sempre lei, basta. Ma si vada a fare una vacanza. Si vada a fare una vacanza. Sono Masieri di Good Morning Milano, ormai ci conosciamo, Buongiorno Masini, come sta? Buongiorno Masieri, sempre Masieri. Io Lorenzo Masini, uno dei miei preferiti comunque, lo posso dire, sì. Quando cantava, bravissimo. Guarda, io tra poco gliela canto veramente la canzone. Quando cantava quella bella colpa di chi? No, quello è Zucchero. Ah, non è Masini. No, non è Masini e comunque non è Masini, ma che minchia ha fatto una vita sua, niente. Allora, Balduccio, arriviamo subito al sodo, per favore. Mi dica. Mimmo Balduccio, ufficio di presidenza regione Lombardia, perfetto. Fontana, mi dica. Riusciamo a parlare almeno oggi, per favore, con il presidente Attilio Fontana, visto che aspetti, visto che è uscita una notizia che sostanzialmente si vuole intitolare il belvedere di Palazzo Lombardia al presidente, all'ex presidente Silvio Berlusconi. Ha sentito? E la porta si è chiusa appena uscito il presidente. Lei sa, no, Balduccio, è andata lunga. Balduccio, è andata dai. Lungo con tutta questa presentazione inutile. No? È inutile, è una notizia. È uscito, mi spiace. Mimmo Balduccio, ufficio di presidenza della Lombardia. Il presidente è appena uscito. Balduccio, io non ci provo nemmeno perché io so che lei... Però le posso dire che il presidente ha delegato... Delegandolo. Il presidente delegato, il presente Mimmo Balduccio, a rappresentare, quindi posso rappresentare il presidente. Balduccio, io non ci provo nemmeno a chiederle. Mi dica che cosa vuole. Allora, mi dica il suo parere, intitolare il belvedere di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi. Mi dica la sua, visto che non possiamo parlare col presidente. Finalmente. Un giusto riconoscimento a un grande milanese, un grande italiano, esatto, a un grande presidente. Esatto. Oh, ma se questo è il suo parere, no, va bene. Però, no, non va bene. Non glielo devo dire io se va bene. Dipende da lei, è il suo pensiero. Però devo dirle che il presidente è stato operatissimo questa settimana a scegliere il nome a cui dedicare il belvedere. C'erano in lista altri concorrenti. Sì, ma che tutti vengono. No? C'era uno che veniva, è mio cugino, è stato bravo. Ma diciamo, signore, che minchia fu suo cugino? Se lo tengo a casa, gli nomini. La sala, il giardino, bravo. Masini, bravo, una volta siamo d'accordo. No, comunque. C'era una lista di candidate. Allora, il primo era Gianfranco D'Angelo, ha saputo la notizia? Se è la stessa che penso, già diverso tempo fa. Cologno Monza ce l'ha rubato. Cologno Monza ce l'ha rubato, ci hanno fatto piazza, mi sembra. Ho letto qualcosa, è vero. Allora avevamo un'altra triade di nomi. Maria Giovanna Elmi. Sì. Cirino Pomicino che ricordiamo è ancora vivo, è ancora vivo e vegeto. Ecco perché forse non l'hanno potuto. Ciccio Ingrassia, certo. Enrico Beruschi, che anche lui è ancora vivo. Sì, però l'abbiamo visto, non è che sta proprio sarà benissimo. E infine c'era in questo trittico, c'era anche Pippo Franco, anche lui sta benissimo. Però mancato assessore alla cultura, ecco, Comune di Roma. Ecco, allora era un po' triste, cioè, l'abbiamo visto. Perché c'è? Sono triste, non mi hanno fatto fare l'assessore. Non credo parli così, sì. Pippo Franco. Pippo Franco ha detto. Allora ho detto, presidente, Pippo Franco è triste, facciamole un belvedere. Ma non possiamo fare un belvedere a una persona ancora viva. No, ma sì, se lo faceva. Allora, presidente, facciamo un malvedere, perché questo è così, Lorenzo Masini, va bene? No. Così lo facciamo contento, anche perché il giornalaio di turno che è arrivato il giornalaio. Balduccio, per favore. Balduccio sono io, no, non la io lei, non la faccio più parlare con il presidente. Guardi, le volevo fare parlare col presidente. Ma non mi sembra, sono 4 settimane, siamo arrivati a un mese che io chiamo e non riesco a parlare col presidente, devo parlare per forza con lei. Sa come si chiama? Sfortuna. Sfortuna. È sfortunato.